In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Lecce, all'udienza del 7 giugno 2022 nel processo a carico di De Marco Giovanni Antonio, letti gli articoli 533 e 535 del Codice di Procedura Penale, dichiaro De Marco Giovanni Antonio colpevole dei reati a lui ascritti e unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo, nonché al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Detti gli articoli 29 e 32 del Codice Penale, dichiara il De Marco, interdetto in perpetuo dei pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale. Detti gli articoli 538 e seguenti del Codice di Procedura Penale, condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.